Ribaltato il giudizio di primo grado, l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo è stato assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Un bidello è stato aggredito con violenza davanti alla scuola da due individui incappucciati, indagano i carabinieri. Sabato e domenica i volontari dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, saranno in Piazza Umberto a Paternò per vendere le uova che serviranno per la ricerca e l'assistenza ai malati di leucemia, linfomi e mieloma. La comunità paternese si prepara a vivere le imminenti festività pasquali tra spiritualità e tradizione. Con una cerimonia al Piccolo Teatro, ieri pomeriggio lo scultore Pier Manuel Cartalemi ha donato alla città un busto raffigurante la regina Bianca di Navarra, un gesto che conserva un alto valore simbolico. Lo scherzo perfetto, la trasmissione di Italia 1 condotta da Teo Mammucari, ieri ha fatto tappa a Paternò a farne le spese l'architetto Nino Rapisarda, alle prese con uno strano fidanzato rap. Domenica, terz'ultima giornata di campionato, il Real Città di Paternò impegnato sul campo del D'Agata cerca i tre punti per tenere accesa la fiammella della speranza. Buonasera e bentrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la notizia arrivata proprio pochi minuti fa in redazione. Raffaele Lombardo è stato assolto dal reato di associazione mafiosa. Il procedimento penale che si svolgeva a suo carico nell'ambito dell'operazione Iblis si conclude dunque con questa assoluzione. Lombardo è stato invece condannato a 2 anni di reclusione per voto di scambio. Vediamo. La sentenza è arrivata poco prima delle 20 di questa sera. Ribaltato il giudizio di primo grado, l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo è stato assolto dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Per lui è arrivata invece la condanna per il reato di voto di scambio, pena inflitta 2 anni di reclusione. Ad emettere il verdetto è stata la Corte d'Appello di Catania. L'avvocato Benedetti, difensore dell'ex governatore siciliano, dopo la lettura del dispositivo ha commentato a caldo: la mafia non esiste più nella vita di Lombardo. Per Raffaele Lombardo, ex presidente della provincia regionale di Catania e della regione Sicilia, leader del Movimento per l'Autonomia, l'indagine a suo carico è scaturita dall'operazione antimafia Iblis condotta dai carabinieri del ROS di Catania su rapporti tra amministratori, politici e imprenditori con Cosa Nostra. L'accusa per l'ex presidente Lombardo aveva chiesto la condanna a 7 anni e 8 mesi di reclusione, 1 anno in più della sentenza di primo grado emessa il 19 febbraio 2014 con il rito abbreviato dalla GIP Marina Rizza. Ed intanto sono state depositate le motivazioni della sentenza al termine del processo d'appello con rito ordinario legato sempre all'inchiesta Iblis che ha visto tra gli imputati Enzo Santapaola, Rosario Di Dio e l'ex deputato regionale ed ex sindaco di Palagonia Fausto Fagone, condannato a 12 anni con l'accusa di associazione mafiosa. Voti e sostegno elettorale, secondo i giudici, in cambio di una incondizionata disponibilità politica e amministrativa da parte dell'imputato. Adesso la cronaca nera, misterioso episodio a Zafferana. Un bidello è stato aggredito con violenza davanti a una scuola da 2 individui incappucciati. Sul fatto indagano i carabinieri. Vediamo. Un grascioso episodio in una scuola di Zafferana, dove 2 uomini hanno aggredito con violenza un bidello di 55 anni. Il fatto è accaduto esattamente davanti al plesso scolastico di Via Rossi a Fleri, una frazione di Zafferana. Il collaboratore scolastico è ora ricoverato all'ospedale Santa Marta di Agireale, con un trauma cranico, varie fratture e contusioni in diverse parti del corpo. Il bidello è stato al centro di una spedizione punitiva, con protagonisti 2 uomini con il volto travisato da passamontagna armati di bastone.
Lo hanno atteso davanti al cancello della scuola e poi colpito con ferocia, lasciandolo a terra sanguinante. I due aggressori avrebbero motivato l'aggressione con il fatto che il bidello avrebbe usato violenza nei confronti di qualche piccolo alunno. I carabinieri Zafferana avrebbero già ricostruito e identificato i due aggressori che presto potrebbero essere fermati. E rimaniamo in tema di cronaca, ci spostiamo a Siracusa dove sono stati trovati 400 kg di marijuana. Il procuratore aggiunto di Siracusa, Fabio Scavone, commentando il ritrovamento, evidenzia una scoperta inquietante perché dimostra che questa è una provincia dove l'attività criminale è diffusa e fiorente. Le indagini proseguono, dice ancora il procuratore, per ricostruire chi fosse il destinatario ed il vettore di questo quantitativo di droga così ingente. Non per forza è una provenienza estera, conclude il procuratore Scavone, potrebbe essere anche locale o nazionale. E sabato e domenica prossimi, cambiamo adesso argomento, i volontari dell'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, saranno in Piazza Umberto a Paternò per vendere le uova che serviranno per la ricerca e l'assistenza ai malati di leucemia, linfomi e mieloma. Vediamo il servizio. Tornano le uova di Pasqua dell'AIL contro le leucemie, linfomi e mieloma. Dal 31 marzo al 2 aprile l'AIL sarà presente in 4.500 piazze italiane e tra queste anche Piazza Umberto a Paternò. I volontari dell'Associazione Italiana contro le Leucemie saranno in piazza sabato e domenica per la vendita delle uova pasquali, il cui ricavato andrà per sostenere la ricerca e i servizi di assistenza forniti dall'AIL. L'iniziativa, nata nel 1994, è presente a Catania e provincia dal 1998. Dal 2001 l'AIL garantisce a Catania il servizio di assistenza domiciliare a circa 90 pazienti l'anno. Negli ultimi anni l'AIL Catania, grazie alla solidarietà di molti, è riuscita ad acquistare apparecchiature per migliorare il reparto di ematologia dell'ospedale Ferrarotto e finanzia il servizio di spedizione dei campioni biologici da esaminare in Italia e all'estero. Salvo Flammia, sabato e domenica anche a Paternò saranno presenti i volontari dell'AIL per la raccolta fondi attraverso la vendita delle uova di Pasqua, un gesto simbolico ma che conserva in sé un significato ancora più profondo. Sì, abbiamo questa grandissima opportunità per dare un aiuto alla ricerca e soprattutto, visto e considerato che è l'unica possibilità che hanno le persone per poter essere aiutate veramente con l'AIL, e c'è questa raccolta attraverso l'acquisto di un uovo di Pasqua o di fare un'offerta anche quella che si vuole. L'AIL è l'unica alternativa valida dal punto di vista proprio fattivo che possa aiutare effettivamente i pazienti attraverso la ricerca, perché si impegna a dare sostegno soprattutto alle persone che vivono questa gravissima malattia, ecco, da cui si viene effettivamente colpiti. E noi ci troviamo praticamente a Paternò, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, saremo lì presenti questi due giorni a Paternò, a Piazza Umberto ci sarà uno stand dove ci troverete come volontari dell'AIL, che saremo lì ben disposti anche a darvi tutte le informazioni possibili. Perché sostenere l'AIL? L'AIL ci permette di dare un aiuto fattivo a tutte quelle persone che ne hanno effettivamente di bisogno, come dando assistenza domiciliare a quelle persone che vengono dimesse e gravano in determinate condizioni dal reparto di ematologia di Catania, al Ferrarotto, e poi anche dando anche aiuto attraverso le ricerche con acquisti di attrezzature che vengono fatte anno per anno con microscopi e strumenti oggettivi proprio che servono per la ricerca. E si impegna anche ad aiutare quelle persone che si trovano in una determinata situazione di grande disagio. Ma soprattutto l'AIL aiuta moltissimo per quanto riguarda dalla ricerca. Ecco, questo è l'aspetto più importante in assoluto a cui dovremmo dare molta importanza. La comunità paternese si prepara a vivere le imminenti festività pasquali tra spiritualità e tradizione. Ci racconta tutto Alessandra Santarocito. Mai come in questa parte dell'anno il connubio tra sacro e profano, spiritualità e tradizione, diventa così forte e preponderante con l'avvicinarsi delle festività pasquali. La comunità paternese si appresta a vivere forse il periodo più intenso ed emotivo dell'anno.
Forti della tradizione che li contraddistingue, i riti religiosi della Settimana Santa sono un appuntamento irrinunciabile, non solo per chi vive fortemente la cristianità, ma anche per chi sente forte il senso di appartenenza ad un luogo e ad una comunità. La prima processione particolarmente attesa, che precede l'inizio ufficiale della Settimana Santa, è quella del Venerdì della Addolorata, in programma il prossimo 7 aprile. Il simulacro della Madonna Addolorata, con in mano il suo cuore trafitto, portato a spalla dai portatori vestiti di nero, attraversa le vie del centro storico, come a simulare una ricerca disperata e sofferta per il figlio perduto. Le movenze ondeggianti del simulacro, la sequela delle donne, le addoloratine e la musica creano una suggestione e atmosfera carica di una forte emotività che lasciano presagire ciò che accadrà di lì a poco. La Domenica delle Palme sancisce l'apertura ufficiale della Settimana Santa. Seguiranno i riti religiosi del Giovedì Santo con il tradizionale giro dei sepolcri e l'attesissima processione del Venerdì Santo, durante la quale tutta la comunità paternese si riunisce alla sequela dei due simulacri, del Cristo morto e della Madonna addolorata. L'oscurità data dall'attesa che il sole tramonti, la musica e l'incedere della processione contribuiscono a creare una suggestione ed un'emotività che caratterizza di fatto un rito funebre, il tutto accompagnato da un rispettoso silenzio che sembra quasi reale. E dopo l'attesa, il silenzio e il desiderio che di lì a poco si rinascerà ancora una volta a vita nuova. Restiamo in tema di appuntamenti pasquali. La liturgia, le processioni, le forme celebrative sono quasi identiche perché comuni sono le tradizioni dei riti della Settimana Santa in Sicilia e Andalusia. La Fondazione Federico II ha organizzato all'Oratorio dei Santi Elena e Costantino a Palermo la mostra fotografica Pasos e Misteri. In 75 immagini di vari fotografi vengono rappresentate le espressioni più suggestive della cultura religiosa popolare siciliana e andalusa. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, ma ci ritroviamo subito dopo in studio ancora con altre importanti notizie. Idea Brico Paternò vi annuncia che continua la doppia operazione Outlet, che vi permette di acquistare i prodotti che avete sempre desiderato a prezzi sotto costo. Marzo ed aprile, nuova doppia operazione Outlet. Outlet della cucina. Vasto assortimento di cucine classiche e moderne, complete di elettrodomestici di ultima generazione a prezzi di fabbrica. Cucina moderna metri 3,60, completa di frigo maxi, forno, piano cottura da 75 e lavastoviglie a soli 1.299 euro. Cucina classica Antalegno colore noce scuro, metri 3,15, completa di frigo, forno, piano cottura a soli 1.550 euro. Cucina moderna, metri 3,60, con anta a gola, completa di frigo maxi, piano cottura da 75, lavastoviglie e forno a soli 1.590 euro. Outlet del bagno. Composizione arte povera, due ante con lavabo in ceramica, complete di specchio e illuminazione, a soli 119 euro. Composizione moderna laccata vari colori, due ante con porta salviette laterale, specchio ed illuminazione, a soli 99 euro. Inoltre ricordiamo ai nostri clienti che nello showroom Spazio Casa al primo piano continua la promozione sui divani ed è possibile progettare e realizzare la cucina e la camera da letto e la parete attrezzata che hai sempre desiderato a prezzi super convenienti. Il nostro ufficio progettazione ti seguirà nelle varie fasi con sopralluoghi e preventivi gratuiti. Ti aspettiamo! Idea Brico Paternò, via Emanuele Bellia 265, Paternò. Seguici su Facebook. Rientriamo in studio con una notizia che arriva da Paternò, con una cerimonia al Piccolo Teatro. Ieri pomeriggio lo scultore paternese Pier Manuel Cartalemi ha donato alla città un busto raffigurante la Regina Bianca di Navarra, un gesto che conserva un alto valore simbolico. Chi vi reggia mantenga i governi in bono e pacifico stato, ministrando ad omni homo lo debito della giustizia.
A parlare Bianca di Navarra, regina di Sicilia, che l'11 novembre 1405 dal castello normanno di Paternò promulgò le consuetudini della città, legando per sempre il suo nome a quello della cittadina etnea. A lei è dedicato il busto donato alla città dallo scultore Pier Manuel Cartalemi. La cerimonia è avvenuta ieri pomeriggio nel piccolo teatro. Con Pier Manuel erano presenti i baby sindaci di alcune scuole insieme alla presidente del Consiglio Comunale Laura Bottino ed alcuni candidati a sindaco. Un invito, quest'ultimo, non meramente formale, ma un indirizzo preciso che l'artista ha voluto tracciare rendendolo manifesto nell'incisione realizzata nella colonna che sorregge il busto della regina. Un dono alla città che, al di là del valore materiale, trova significato nel messaggio che vuole esprimere e tramandare per gli anni a venire. L'opera, alta complessivamente 1,87 m, è realizzata in legno e gesso smaltati ed è impreziosita da una corona ottagonale in ottone fuso a sabbia e fregiata con delle placche in ceramica blu e rosse ad indicare i colori del comune di Paternò. I decori della corona riportano le figure allegoriche del leone e del drago che rappresentano rispettivamente forza e sapienza, valori incarnati dalla regina spagnola. A voi politici, ha scritto in una lettera Pier Manuel Cartalemi, chiedo di abbracciare la politica del dono. Per via della fede cristiana penso che il vero modo per governare è donare il proprio tempo e le proprie forze. Affido questo piccolo dono, continua Pier Manuel, alla comunità paternese con l'onore e l'onere di conservarne memoria per ritrovare la propria identità. Cambiamo decisamente argomento, adesso una notizia insomma che fa sorridere: lo scherzo perfetto, la trasmissione di Italia 1 condotta da Teo Mammucari, ieri ha fatto tappa a Paternò. A farne le spese è stato l'architetto dipendente comunale Nino Rapisarda, alle prese con uno strano fidanzato rap, vediamo. Guadagna la finale lo scherzo fidanzato rap di Nunzio Quattrocchi, andato in onda ieri sera nella trasmissione Lo scherzo perfetto, condotto da Teo Mammucari su Italia 1. Vittima dello scherzo il paternese Nino Rapisarda, dipendente comunale, finito nella rete di un improbabile rapper presentatosi come il fidanzato della figlia dell'uomo Anita. Per Nino Rapisarda il pranzo organizzato con la figlia e la moglie per festeggiare il compleanno di quest'ultima si è trasformato in un incubo, poi la sorpresa finale e il lungo sospiro di sollievo. Era tutto uno scherzo. Anita, la mia nuova fidanzata. Anita mi presenterà i suoi genitori, due persone molto serie. Vediamo come va. Yo. Ok. Quante ne hai? 43. Praticamente il mio mestiere è fare, se hai capito, fare il rapper. Sarò molto famoso, sentirete parlare di me, lei già lo sa. Eravamo... Scusami, mio papà è molto particolare, quindi ho detto che facevi l'avvocato. L'avvocato non mi è bastato, con il rapper mi sento più alzato. È più meglio, perché praticamente io ho la licenza poetica per dire più meglio, saprei, di Catania, abito vicino al corso di Ottà, queste cose qui là vicino di là. Sono molto stiloso, insomma, diciamolo. Da sempre? Sempre. O volevo fare l'avvocato, ho detto io faccio il rapper. Un giorno sarò molto, ma molto famoso. Non lo so mia figlia come si è trovata. Guarda, ti faccio un'improvvisazione di rap. No, grazie. No, veramente, allora. Ti faccio un rap. Siete bene a questo. No, però io rap non. Una rima che cambierà idea per tutta la vita, vai. Lei permette, signorina. Lei è grazia, ma carina. Pare carina. Cosa? Sta capendo? E poi si vede che è suo nonno, che non bara con un nonno. Capisco che sei deficiente, ma come ti permetti? Faccio il rap per professione. Non ti preoccupare, resta lì e mangia un boccone.
Papi, dove vai? No, c'ho da fare. C'è. Dove vai? Papi, no, rimani qua. Papi, papi! 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 Papi, amica, io ho un male da fare. Ma no, papi, dai! Mi fai piangere così, papi, dai! Allora, papi! Papi, dai! Papi, papi, dai! Papi! Ti prego, papi! O così mi fai male! Ma mica è colpa mia che tuo figlio è amorosa, io la voglio bene, papi! Dai! Dai, fermo, chiamarlo, eh? Caro papi, sei un po' strano! Ma io volevo anche pensare di fare un nipotino, lo chiamiamo Nino. Io ti ringrazio di questo tuo bel vesino, ma non ci sono manchi i presupposti di chiamarlo Nino. Ti rispondo per me. Ma io neanche quello di mio padre metto nome. No. Anche se perché i miei genitori mi vogliono buttare fuori. Come? Dicono che ho 43 anni e gli sto troppo stretto. Nino, me lo dai? Un posto sotto il tuo tetto? Io? Sì. Posso dare un posto su terra della macchina? O cosa? No, niente. Ah, dice che può dare un posto sotto la ruota della macchina. Stiamo perdendo solo tempo, ma io c'ho il marito che fare. Dai, fai il compleanno della Mimma, mamma Mimma, mamma O. Oh. Io questo cibo fa cagare. Io devo andare in bagno. Sì. Perché mi sto facendo male allo stomaco. Dobbiamo toccare il fuoco. No, papi. Papi. Mamma mia, papi. C'è mia. Ti prego. Vabbè, aspetta. Sì. Aspetta, papà. Papà. Papà, vieni. Papà. Papà, aspetta. Papà, aspetta. Io non posso. Perfetto, ma questo è uno scherzo perfetto. E alla trasmissione condotta da Mammucari ieri anche l'attore catanese Pippo Barone e un altro siciliano, l'adranita Diego Caltabiano, fermatosi però alle audizioni, dove è stato stoppato dall'ideatore del programma Marco Balestri. E adesso lo sport, al via domenica i campionati europei di sollevamento pesi a Spalato. Gli azzurri si presentano con 5 atleti, tra i quali Mirko Scarantino, campione in carica nella categoria 56 kg. In gara tra gli azzurri anche Mirko Zanni, categoria 69 kg, Carlotta Brunelli, 75 kg, Alessandra Pagliaro, 48 kg e Giorgia Russo, 53 kg. Scarantino cercherà di difendere il titolo continentale nonostante il dolore ai polsi che da tempo lo perseguita. E adesso il calcio, domenica, terz'ultima giornata di campionato. Il Real Città di Paternò, impegnato sul campo della Dagata, cerca i 3 punti per tenere accesa la fiammella della speranza. Tutto come era preventivato, l'Atletico Catania ha avuto partita vinta a tavolino col Dagata e dunque in un colpo solo ha sorpassato in testa Ragusa e Real Città di Paternò. A 270 minuti dalla conclusione della regular season, gli atletisti sono in testa con 2 punti di vantaggio sui Blei e Paternesi e domenica la formazione di Proto avrà altri 3 punti a tavolino, dato che il calendario propone il match con l'Adrano, scomparso dai radar del campionato da dicembre. Per il Real Città di Paternò c'è in programma la sfida a Catania sul campo del Dagata, formazione che non ha nulla da chiedere al campionato e che domenica scorsa ha fatto parlare di sé per episodi che col calcio non hanno nulla a che fare. Paternesi costretti a vincere per tenere accesa la fiammella della speranza e per farlo il tecnico alla rosa manderà in campo la formazione migliore, considerando che dopo questo match il campionato si fermerà per 2 settimane per le festività di Pasqua. I paternesi dopo questa gara torneranno in campo il 26 aprile al Falcone Borsellino per l'andata della semifinale di Coppa Italia col Città di Messina. Capitolo infortuni, Daidone ha ripreso a lavorare col gruppo così come Garrasi e Nicotra, ma nessuno dei 3 sarà rischiato per domenica. Torna Campanella in difesa col conseguente dirottamento a sinistra di Balsamo. Per il resto si va verso la conferma della squadra che domenica scorsa ha battuto il Megara Augusta. Calcio d'inizio di Dagata Real Città di Paternò, 2-1 per i paternesi, il risultato della gara d'andata alle 16. Dirigerà il match il signor Enrico Gemelli di Messina, coadiuvato da Salvatore Totaro di Messina e Antonino Salvo di Barcellona Pozzo di Gotto.
E con questo servizio si ferma questo spazio con l'informazione. Io vi saluto e vi auguro un buon fine settimana.